Siamo arrivati alla quarta domenica, domenica della letizia, perché ormai prossima la grande settimana, la settimana santa, in cui celebreremo il triduo pasquale, il triduo di morte, di sepoltura e di risurrezione di Cristo. Un momento in cui rivivremo nella liturgia, ma anche a livello esistenziale, personale, l'evento della nostra salvezza, che è Cristo Gesù. Cristo Gesù che è venuto a portare la pace sulla terra mediante il perdono, mediante la grazia del perdono. Allora veramente, così come dice Papa Francesco, Gesù è la misericordia incarnata. E misericordia che noi sperimentiamo ogni qualvolta ci cibiamo della sua parola, facciamo esperienza della grazia mediante il sacramento della riconciliazione e poi ci sentiamo interpellati dalla parola di Dio che grida a noi mediante la carne sofferente dei nostri fratelli e soprattutto di coloro che ci stanno vicino. Nella liturgia della parola di oggi risplende il Vangelo di Luca, dove viene ancora una volta proposta nella liturgia della Chiesa la parabola del figlio il prodigo. A dire la verità, il vero prodigo è proprio il padre, è lui prodigo d'amore nei confronti dei suoi due figli, figli che non lo amano abbastanza o che hanno una concezione sbagliata di amore, eppure il padre non si ferma davanti alla piccolezza di un figlio e davanti alla grandezza dell'altro figlio. E se ascoltiamo il Vangelo e soprattutto se lo leggiamo nella nostra meditazione personale, ci rendiamo conto che questo Vangelo lo potremmo dividere in tre quadri, e che sono poi i quadri dei tre personaggi di questa parabola. E innanzitutto il cosiddetto figlio il prodigo, il quale disperde tutti i suoi beni, poi si rende conto perché ha fame, perché gli manca qualcosa, gli manca il sostentamento materiale e anche spirituale, si rende conto che altri, addirittura i servi, stanno meglio di lui. Allora rientra in se stesso e va dal padre. Primo quadro. Secondo quadro, il padre. Il padre lo attende, addirittura gli va incontro, perché vuole fare festa, perché finalmente è tornato, lui era lì in attesa di questo incontro e vuole che tutti facciano festa, perché finalmente questo figlio è ritornato alla vita, cioè è ritornato a una relazione personale e interpersonale, non solo con il padre ma con tutta quanta la sua famiglia. Poi il terzo quadro, l'altro fratello, il maggiore, il quale allo stesso tempo è minore. E minore nei confronti innanzitutto del padre, perché sta con il padre solamente per interesse, e lui rimane sconcertato perché ancora una volta il padre fa preferenza di questo figlio minore che è andato via. E allora il padre lo invita a convertirsi, a cambiare, ad accogliere questo figlio che poi è suo fratello, perché finalmente lui è tornato a casa, è ritornato alla vita. Ecco allora, per questo motivo, questa parabola, che tante volte viene chiamata parabola del figlio il prodigo o anche parabola dei due figli, ha come personaggio principale il padre, davanti alla meschinità di un figlio e davanti anche alla piccolezza di cuore, alla sclerocardia che caratterizza il figlio grande. Il Padre Celeste copre tutto con il suo amore,
che riversa in maniera abbondante nei confronti del figlio che accoglie e poi nei confronti dell'altro figlio che ascolta, consola, rimotiva, riattiva in lui tutte le motivazioni per avere un rapporto familiare più corretto, più sincero, più profondo. E questa è l'esperienza che tutti quanti noi facciamo nei confronti di questo padre, immagine del Padre Celeste. Anche noi forse abbiamo disperso i beni che il Signore ci ha dato, l'intelligenza, la volontà, i sentimenti, gli affetti, le relazioni, abbiamo venduto tutto e ci siamo sentiti poveri e il Padre Celeste non ha mai detto di no quando siamo ritornati a Lui contriti e umiliati. E poi allo stesso tempo, altre volte forse ci siamo sentiti giudici dei nostri fratelli, forse dei lontani oppure di quelli che sono vicini, ma abbiamo giudicato noi dall'alto verso il basso. Ci siamo sentiti più grandi, ci siamo sentiti migliori, forse perché abbiamo delle qualità o forse perché il Signore ci ha donato veramente dei doni speciali, o forse perché abbiamo visto solamente nell'altro delle meschinità, delle fragilità, dei peccati. Anche lì il Signore vuole guarire il nostro sguardo. Perché vuole che dopo aver sperimentato noi per primi la misericordia di Dio, quanto siamo costati al nostro Signore, al nostro Padre Celeste, a Gesù, quanto siamo costati e quanta misericordia continuamente Lui riversa su di noi. Ebbene, proprio quella medesima misericordia deve essere poi ridonata al Padre Celeste, amando i nostri fratelli, perdonando ai nostri fratelli. Quante volte? Sempre. Perché l'amore di Dio è sempre senza misura. Caritas sine modo, amore senza misura. Quel medesimo amore viene riversato nei nostri cuori, che è un amore perdonante, sanante, elevante. Quel medesimo amore ci abilita poi ad amare i fratelli. Con Cristo ciò che è impossibile dal punto di vista umano è possibile, cioè essere perdonati e poi perdonare ai nostri fratelli.